Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute, grazie di essere qui con noi, sono Franco Amerini di Rizzoli Education e in questo live streaming parleremo di silenzio delle donne, quindi un silenzio nella storia, nella società, poi a noi interessa particolarmente dal punto di vista della letteratura, della storia letteraria perché ne parleremo questa sera insieme ad un ospite illustre che mi fa molto piacere presentarvi subito. Siamo infatti qui con Maria Serena Sapegno. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Serena. Maria Serena Sapegno è docente di storia di letteratura e storia di genere alla Sapienza, Università di Roma. È qui questa sera quindi con noi in veste di studiosa e di esperta, direi una. Delle maggiori esperte italiane di questi temi, ma è qui anche in veste di autrice, o meglio coautrice insieme a Roberto Antonelli, della nuova letteratura italiana eh, di Rizzo Education, letteratura oggi che esce con, eh, con i tipi, per i tipi della nuova Italia. Um, quindi, uh, Serena, io intanto mi permetto di darti del tu per una certo, lunga consuetudine di lavoro, altrimenti sarebbe una finzione eh sì, diciamo esatto. in, questo, in, questa nostra, in questa nostra chiacchierata. Uh, Un'ultimissima cosa prima di iniziare, eh, ricordo a tutti e a tutte che potete inserire le vostre, le vostre domande nella pagina tua domanda.it, inserendo il codice di questo evento che trovate. Nel video che state seguendo, oppure anche inquadrando il QR code che poi di tanto in tanto ecco compare. Allora, Serena, eh, ti occupi da tanti anni di questioni femminili, di storia delle donne, non soltanto nella letteratura ma anche ma anche eh, più in generale. La prima domanda che ti vorrei fare è quasi una, quasi una domanda mondo, diciamo così, tanto per cominciare diciamo, alla leggera, e cioè è questo: ti vorrei chiedere che cosa è cambiato in quest'arco di tempo, in quest'arco di tempo che va dal, dai tempi, definiamoli così, eroici dei gender studies, quindi che sono cominciati poi prevalentemente nel mondo anglosassone, ma che sono arrivati in Italia ormai naturalmente molti anni fa. Forse si può parlare, si può dire che un tempo c'era il femminismo e adesso dobbiamo parlare di femminismi al plurale, per esempio. Eh, e in che modo diverso, cosa è cambiato in questi anni nel parlare di letteratura e donne o letteratura delle donne? Beh, molto è cambiato, effettivamente, molto sta cambiando eh, nella nostra società, anche nella società italiana, in generale nella società europea, ma anche da noi, eh, come si vede dagli ultimi eventi, <coughs> che eh, vedono un protagonismo femminile anche negli spazi eh, più importanti del, del potere pubblico, eh, molto rilevante, che sicuramente mh, avrà un impatto molto importante eh, su tutti e tutte, ma in particolare sulle giovani donne, sulle giovanissime donne, anche sulle ragazzine di oggi, eh, che vedono appunto un, una, uno scenario inedito. Per la prima volta eh, ci sono molte donne dappertutto, in Europa, in Italia, eh, in posizioni sicuramente molto rilevanti. Questo sicuramente ha un impatto, ha un impatto simbolico: al di là che se ne parli o non se ne parli, è qualcosa che arriva, un messaggio potente e quindi io credo che anche nella scuola in realtà di questo si debba tenere conto, penso che questo sia un elemento di cambiamento, questo più in generale. Nello specifico degli studi delle donne di genere, come io amo chiamarli, beh, in Italia non succede moltissimo perché l'Italia per tante ragioni, sia nell'accademia che nella scuola ha una resistenza molto forte. Ha una tradizione da questo punto di vista molto conservatrice e quindi tende a, nonostante ci sia stato in Italia eh, un movimento femminista e poi altri movimenti femministi, molto importante, molto forte, molto significativo, di massa eh, a tutti i livelli della società. No? Quindi un cambiamento rilevante c'è stato, però questo non ha significato... Mm, necessariamente una possibilità di incidere laddove si doveva incidere, cioè a livello eh, dell'università, eh, della scuola e direi anche del canone, se la vogliamo dire, visto che stiamo parlando di letteratura. Questo mm, non è accaduto per molto tempo e appunto la resistenza è stata fortissima, nonostante ci fossero nella scuola e nell'università le donne che avevano fatto il femminismo, perché erano lì prevalentemente. Quindi la presenza c'era, ma le istituzioni hanno molto resistito. Eh, recentemente c'è una, e, e ne è testimonianza anche quello a cui facevo riferimento prima: c'è un, un cambiamento in corso, io credo, eh, che è comunque molto importante. Si comincia di più a parlarne ancora. Non, non è ancora qualcosa che ha cambiato la struttura dell'insegnamento né nella scuola né nell'università. Però c'è un atteggiamento più, un pochino più elastico, un pochino più aperto, c'è anche un po' di moda, se la vogliamo proprio dire, eh, un po' di moda anche, anche un po' superficiale su questi temi, e però è, è, è comunque importante, è comunque l'apertura di uno spazio in cui si può cominciare a pensare e a parlare di, queste, di questi argomenti. E... Poi ritorneremo naturalmente perché vogliamo ancora chiederti altre cose sulla questione in, delle donne in relazione alla letteratura. Però partiamo mh, dal titolo che ho citato di questo nuovo manuale, Letteratura oggi. Sappiamo tutti, non è un mistero, che ci sono manuali scolastici che hanno dei titoli semplicemente diciamo, suggestivi, che quindi non hanno un significato particolare, ma sono... e altri titoli invece capita che invece siano dei titoli che intendano veicolare uno dei contenuti o una delle attenzioni che hanno, che hanno i manuali. Direi che questo secondo è proprio il caso di letteratura oggi. Ecco, in, in, in che senso, diciamo, che cosa, mm. cosa, cosa significa per te, eh, anche della tua esperienza naturalmente didattica all'università, ma anche nei tuoi incontri con sì. i ragazzi, fare letteratura oggi? Beh, sì, il tema è molto interessante. Eh, diciamo che ci sono molti modi di insegnare, no? C'è un, diciamo un modo di insegnare, di studiare, di fare ricerca, ce ne sono tanti, eh, ci sono modi diciamo, tra molto tradizionali, diciamo mh, possiamo dire di ricostruzione storica, no? Eh, anche storicistica si potrebbe dire e ci sono altri modi che eh, in questo caso eh, parliamo del mio e non solo del mio appunto de, de, dell'intero progetto no? di questa letteratura che invece sottolinea il punto di vista no? e il punto di vista è quello dell'oggi cioè noi ci volgiamo al passato dal punto di vista dell'oggi con uno sguardo nel presente non è uno sguardo archeologico, è uno sguardo che cerca di trovare nella nostra tradizione quello che oggi può essere assolutamente importante, formativo e illuminante per le giovani generazioni. Quindi oggi vuol dire anche che io ho un punto di vista, anche perché sono una donna. E l'altra persona con cui eh, facciamo questo lavoro è invece un uomo, ha un'altra esperienza, il nostro punto di vista gioca nel, nel costruire questo sguardo al passato e in particolare condividiamo comunque l'idea che eh, insegnare comunque a dei giovani semplicemente che noi abbiamo una certa tradizione eh, senza mettere in qualche modo in gioco anche loro, anche il loro oggi, anche la loro soggettività oggi, probabilmente non serve a niente. E quindi il punto è in che modo si può interrogare la nostra letteratura da un punto di vista che è anche il punto di vista degli studenti di oggi, cioè che cosa può dire a loro la nostra letteratura, la nostra tradizione, cosa ha da dargli moltissimo se glielo sappiamo fare arrivare, ma certo non è banale, no? perché i nostri studenti vivono in un altro mondo rispetto anche a quando noi andavamo a scuola, proprio in un altro mondo e quindi il rapporto con il testo basterebbe questo, il rapporto con un testo scritto e prevalentemente cartaceo già <ride> è una sfida, ma per di più un rapporto eh, profondo eh, di come dire, di coinvolgimento e di eh, entrata nella profondità del testo letterario che è necessario per capire il testo letterario per loro è assolutamente estraneo la loro esperienza, no? loro sono abituati a passare velocissimamente da un testo a un altro testo e con una velocità di sovrapporsi delle informazioni che è il contrario no? del, del lavoro che si fa su un testo letterario. Questo, perdonami, tu lo vedi anche all'università. Eh, certo. Quindi a maggior ragione possiamo immaginare che alla scuola Esattamente, superiore... Esattamente, quando io dico, adesso faccio un esempio che però forse è significativo per gli insegnanti e mi capiranno, quando io dico se uno studia un idillio di Leopardi lo deve leggere, l'idillio in questione, 5-6 volte e possibilmente ad alta voce lo deve sentire perché senza il suono quella poesia è dimezzata e però se lo legge una volta non capisce niente, quindi lo deve leggere e poi rileggere e poi rileggere a tutti i livelli delle letture, aiutandosi con le note, con l'analisi, con i commenti e solo alla fine, quindi capite, è un lavoro che loro assolutamente non hanno mai fatto, che non, non gli viene neanche in mente di fare, ecco questo per dire appunto come sia importante che questa esperienza parta da loro e però anche gli dia un'altra esperienza rispetto a quella che loro abitualmente fanno gli dia un'altra chiave possibile perché poi a noi interessa che quel testo arrivi a loro dica qualcosa a loro e questo non è banale questo no, per niente. Ma e, e quindi diciamo qui, oltre naturalmente al, al lavoro di scrittura tuo e di Roberto Antonelli eh, che ha dato e cerca di dar luogo diciamo, a questa, possiamo dire, nuova interpretazione del valore formativo della letteratura, perché sempre si dice che la letteratura, sì, ha soprattutto formati. in umana, deve avere, però naturalmente poi eh, a che cosa si riferisce, quindi che cambia il significato di questa formatività, oltre alla scrittura tua e di Roberto. Qui c'è anche questa idea che abbiamo condiviso con voi di dare un ulteriore punto di vista, un ulteriore aggancio, e cioè di aprire i capitoli dedicati monograficamente alle autrici e agli autori anche con interventi eh, di scrittori e scrittrici italiane con dei, con, dei, con dei brevi video. Diciamo quindi anche questo, come ci eravamo detti, andava nel senso dell'oggi. Dell Tirare in qualche modo giù i classici dal piedestallo per provare a vedere in che modo entravano nell'esperienza intellettuale, ma anche personale, viva di alcuni scrittori di oggi. No? Quindi qui abbiamo coinvolto. Senti, ritorniamo, ritorniamo al tema diciamo, che viene dal titolo di questo nostro live streaming, e quindi quello del silenzio delle donne. Allora, assistiamo uh, finalmente, alla, da tempo, ma con particolare intensità adesso, alla uh, rivalutazione editoriale di scrittrici, alla riscoperta anche, quindi parlo in questo caso di scrittrici del passato. Un esempio, soltanto l'ultimo, è la ripubblicazione delle opere di Fausta Cialente, per esempio, che ormai erano diventate rare, erano diventate rare ed introvabili. E anche. La manualistica scolastica, anche, la, anche gli editori scolastici eh, sono sempre più attenti diciamo, a, questo, eh, a questo elemento. L'attenzione eh, delle antologie per il biennio delle letterature italiane, per il triennio della scuola superiore comprendono sempre più, un numero sempre più alto diciamo, di scrittrici. Però ecco, qui, qui c'è un punto importante, no? perché mm. ti vorrei chiedere in che senso... In questa letteratura e dal tuo punto di vista eh, specifico eh, abbiamo affrontato questo tema, perché cui non si tratta di fare naturalmente le cosiddette quote rosa. Cioè, i, i, in in mm. quale altro modo? Cioè, qual è il modo che tu hai cercato di evitare e quello invece che abbiamo voluto inserire nel manuale? Sì, intanto un commento sul titolo di questo incontro, Il silenzio delle donne. E... C'è cioè, un silenzio delle donne? Sì, perché per molti secoli eh, le donne non hanno avuto accesso eh, alla scrittura, alla cultura, quindi eh, questo ha voluto dire silenzio, ma poi hanno anche molto scritto e <ride> molto parlato e se si vuole mh, appunto tornare un attimo a cosa è cambiato oggi, ecco quello che è cambiato è che negli ultimi 50-60 anni è stato fatto un enorme lavoro. Da donne soprattutto e da donne che avevano una motivazione forte per farlo, appunto, di scavo e, e di eh, ripresa di tante scritture di donne che erano state eh, al loro tempo note, anche famose, e poi erano state cancellate. Quindi è un silenzio che molto spesso è imposto alle donne, non è un silenzio delle donne. Mm. E quindi. Benvenga è stato un fatto appunto un grande lavoro di cui soltanto in minima parte che si cominciano a vedere dei frutti più disponibili diciamo al grande pubblico, no? perché è stato un lavoro ovviamente soprattutto specialistico che è ancora in corso. E quindi sì, ben venga che ci siano più donne, eh, anche se eh, per me non è questo il problema principale, perché eh, se ci sono solo più donne. Eh, semplicemente diciamo ci si rassicura, si mette un po' l'anima in pace sul fatto che eh, ormai c'è questa logica appunto delle quote. No? Ci mettiamo anche magari qualche scrittrice postcoloniale, così abbiamo, abbiamo messo un po' tutto e siamo buoni. Non è questo il punto, il punto è, è un punto di fondo che secondo me. Eh, la scuola dovrebbe e assolutamente non sta, non sta facendo, dovrebbe porre agli studenti. Intanto il primo punto è eh, che tutto l'insegnamento scolastico in tutte le materie, arte, letteratura, filosofia, eh, si basa sul fatto che le donne non ci sono, non ci sono, non compaiono. Appunto ogni tanto ce n'è una qui, una lì, ma... Il messaggio vero il messaggio vero che passa agli studenti e alle studenti tanto più efficace perché non detto ma dato come un fatto le donne non hanno partecipato alla costruzione della nostra cultura questo è il messaggio che la scuola ci manda che facevano le donne che facevano le donne mentre gli uomini costruivano la nostra cultura non, non c'erano stavano tutte a casa? tutte zitte? allora, intanto quello che, che la scuola deve fare è porre la domanda, porla la domanda, dov'erano le donne? perché soltanto se la domanda, se si pone una domanda che rileva un'assenza, allora comincia il discorso a farsi più ricco e più complesso. Intanto, appunto, c'è una parte che va detta perché le donne non è che non scrivevano perché sono più stupide, ma magari non scrivevano perché facevano 13 figli e poi magari morivano di parto e come dire non, non avevano né il tempo né la possibilità di arrivare a scrivere. Ma poi c'è anche qualcosa di più, no? Cioè, eh, ma come mai che tutte le tante donne di cui abbiamo testimonianza che hanno effettivamente scritto come mai non ci sono arrivate, cosa è successo, chi l'ha fatta la storia della nostra cultura. Adesso scopriamo che ci sono donne musiciste, donne artiste, don donne letterate, quante ne vogliamo, in tutti i secoli della nostra cultura. E allora il punto è un punto di fondo, cioè noi dobbiamo sapere che noi studiamo una storia della nostra tradizione che è stata costruita a immagine dell'uomo che l'ha costruita, degli uomini che l'hanno costruita, che però non l'hanno costruita in quanto uomini consapevoli di, di stare facendo questa operazione, ma l'hanno costruita in quanto soggetti universali. Loro hanno raccontato, anzi hanno prima scritto e costruito e disegnato eccetera e poi l'hanno raccontata come una storia di tutti ma non era una storia di tutti e non era una cultura di tutti ma è proprio questo il punto che pian pianino bisogna essere in grado di sollevare e si può fare si può fare non soltanto appunto eh, inserendo le Tante donne molto interessanti, alcune più interessanti di altre che fanno parte della nostra tradizione. E farle leggere agli studenti, ma anche soprattutto ponendo delle domande: ma perché è andata così? Ma perché questa scrittrice possiamo fare tantissimi esempi, io faccio un nome che mi è particolarmente caro, Vittoria Colonna. Vittoria Colonna Famosa in tutta Europa, una delle più grandi poetesse della nostra tradizione, ammirata, apprezzata da Michelangelo, ormai passa solo come era amica di Michelangelo, e quindi forse dobbiamo ricordarla. Vittoria Colonna è stata famosissima, è la prima donna che ha avuto un libro di poesie pubblicate per lei, solo, di solo di sue poesie. Vittoria Colonna è sparita dall'orizzonte scolastico per secoli, completamente. E allora do le domande vanno poste e questo intanto è il primo punto, cioè il primo punto che eh, mi interessa sottolineare è che così come noi non pensiamo che nella nostra società basti inserire un po' di donne qua e là, e abbiamo risolto ma dobbiamo cambiare l'organizzazione di una società che è fatta su misura degli uomini lo stesso esattamente lo stesso vale per la storia della nostra cultura non basta inserirci due o tre donne che saranno sempre come dire le eccezioni che confermano la regola sono fuori della storia non si capisce perché siano lì eh? ma bisogna sollevare il problema e cercare di capire come ha funzionato il meccanismo della nostra cultura, come ha funzionato la trasmissione e sulla base di quali criteri si, si è scelto di non inserire, per esempio Vittoria Colonna, visto che ho fatto questo esempio, ma ce ne sono molte altre. Perché chi è che ha deciso che, no? Su quali criteri, quali sono i criteri di eccellenza che hanno costruito il Canone? Io penso che fare delle domande e non sempre avendo risposte precisissime, ma sia uno degli aspetti più importanti dell'insegnamento, porre delle domande aperte e far riflettere. Allora, questa, questa tua attenzione alle domande mi sembra importantissima e bellissima, quindi il ruolo fondamentale delle domande o persino in questo caso il ruolo prevalente quasi delle domande rispetto, mm. rispetto alle risposte, nel senso che appunto alle domande c'è la necessità... Attraverso le domande sul silenzio delle donne, di aprire un orizzonte di senso. Esatto. Quindi, questo credo che, tu abbia, credo che tu abbia spiegato bene qual è diciamo, l'intento, l'impostazione di fondo, quindi, non soltanto, non soltanto qualche donna in più per così dire nel, eh, nella scelta antologica, nell'ampliamento del canone, ma appunto una serie di domande che aprono. Uh, richieste di senso, diciamo sul perché quel canone, quella storia è andata in questo modo anziché in un altro. Dentro il, il manuale lo attraversa in molti punti, c'è proprio una rubrica uh, nella quale tu hai voluto mh, mettere a fuoco queste domande, dando anche qualche risposta naturalmente, ma che aveva proprio il senso di un'apertura e questa rubrica si chiama... Eh, l'altra voce, ecco, ci, ci vuoi raccontare che cosa, com sì. come l'hai concepita? Sì, l'altra voce è, ehm, è la citazione, eh, non detta, ma insomma, di una collana molto importante che è stata fatta soprattutto dalle donne americane, che si chiama The Other Voice, e che appunto ha voluto pubblicare... Ehm, Tantissime donne che non erano più dis a disposizione, no? cioè di letteratura, stiamo parlando di letteratura, eh, e hanno pubblicato tantissimi testi, moltissimi sono italiane, perché strano a dirsi, ma moltissime sono le donne <ride> che hanno fatto letteratura in lingua italiana, spesso per alcuni periodi di gran lunga più numerose che, al che in altri paesi europei. E quindi eh, questo l'altra voce mi sembrava un bel titolo, anche perché è proprio questa idea che c'è un soggetto che, come dicevo prima, è unico, che si pone come universale e poi c'è l'altra che è costruita sul, dal soggetto, no? come, come altra. In questo caso, all'altra voce si vuole dare un protagonismo no? e quindi in queste. Eh, in queste rubriche che, son, che corrispondono a, a tutte sostanzialmente con qualche eccezione corrispondono ai quadri storici diciamo così no? quindi completano il quadro storico culturale del momento con questo altro punto di vista che eh, ha lo scopo intanto di collocare come accennavo prima no? di collocare storicamente le donne in quel momento e quindi anche le possibilità effettive, cioè la vita effettiva, reale delle donne, quanto potesse consentire o meno un accesso alla cultura, no? come per esempio in alcuni periodi le donne che tenevano veramente a, a, ad avere degli studi andavano in convento, perché quello era l'unico modo e questo bisogna dirlo, bisogna parlarne, ci sono state importanti esperienze di, da questo punto di vista che naturalmente non sono mai entrate nel canone. Però anche, in, oltre che queste condizioni diciamo, generali nelle quali potevano o non potevano operare, ci sono anche appunto del, dei quesiti, delle domande, come e in che modo era consentito alle donne eh, avere una qualsiasi attività intellettuale, quali sono eh, i generi che eh, le donne preferivano. E, spesso è proprio il motivo del genere che le ha escluse no? dal canone, e quali sono i nomi più importanti che sono poi, in alcuni casi, si ritrovano no? Nel, nell'antologia stessa, perché sono donne a cui diamo spazio, no? di cui parliamo, di cui facciamo, presentiamo i testi, in altri invece sono dei rinvii, sono un tentativo di spiegare come quelle donne si collocassero e che cosa, quale fosse il loro contributo, il loro punto di vista, appunto, no? l'altra voce, il loro punto di vista, in alcuni casi anche esplicitamente critico no? sul, sul mainstream, diciamo così. Quindi questa, eh, questa sezione che, che percorre tutto il libro può aiutare, si può seguire no? e può aiutare. A sempre tenere conto di, no, di un altro punto di vista, mettere a fuoco anche altro rispetto a quello che siamo abituati a considerare la nostra tradizione. Quindi, insomma, un percorso a tappe che attraversa anche storicamente possiamo dire diversi, i diversi momenti, un percorso che conserva questa caratteristica che tu dicevi, quindi di domanda, di una richiesta e un'attenzione verso un'apertura di senso, per così dire, e quindi non tutto è come abbiamo pensato fino adesso, proviamo a vedere quali sono altri punti di vista, qual è un'altra apertura. Da questo punto di vista anche, anche l'ultima, ehm, ricordo l'ultima di queste rubriche, eh, quella contenuta nel, insomma, nel volume 3, l'altra voce. È aperta, cioè non è una chiusura, non è, non è un bilancio, al contrario, è un'apertura. Un da qui vorrei ripartire per chiederti semplicemente: quali sono, qual è secondo te, la strada che dobbiamo ancora percorrere da questo punto di vista? Non mi riferisco soltanto naturalmente alla storia letteraria, alla rivalutazione del passato, ma anche da un punto di vista sociologico, culturale più. In generale. Sì, appunto, è un po' quello che accennavo solo brevemente prima, che però è, è appunto il, è il nodo della questione. Il nodo della questione è che eh, in modo sempre più evidente eh, si sta facendo chiara una tendenza, diciamo, modernizzante no? della, della nostra cultura nel nostro paese, così come in altri paesi. E il limite grave di del modo in cui sta avvenendo questa modernizzazione è che tende a mh, in realtà sempre di più a chiedere eh, alle, alle donne, questo proprio in generale, di entrare nel gioco così con queste regole del gioco. Che chiaramente non sono fatte tenendo conto della diversità, in alcuni casi molto significativa, delle donne e delle loro possibilità e potenzialità. No? E quindi questo è un po' la stessa cosa che, eh, a cui corrisponde appunto infilare qualche donna qua e là, no? dentro, dentro la tradizione, e pensare <coughs> di avere risolto. Ecco, io penso che eh, la, lo sforzo maggiore che dobbiamo fare è intanto eh, anche gli insegnanti, anche gli studenti, eh, se riuscissero a eh, conservare intatta la loro soggettività e anche, come dicevamo prima, letteratura oggi a partire da sé. Vuol dire che il sé, il soggetto di cui stiamo parlando, il soggetto che legge, il soggetto che studia, il soggetto che insegna, è un soggetto sessuato, ha un punto di vista, ha un'esperienza specifica. E quindi, eh, per esempio, eh, io credo che in generale se noi continuiamo a pensare che la letteratura possa essere uno spazio di non solo di conoscenza della tradizione, ma anche di conoscenza di sé e di educazione di sé, per esempio alle emozioni, no? che è una delle cose fondamentali. Ecco, questo non può essere fatto se non si ha la consapevolezza di non essere neutri. Quindi, se questi, questo testo che io sto leggendo, questo testo che io sto insegnando, che cosa mi vuole dire? Che cosa mi vuole dire? Che, che messaggio manda? Adesso faccio proprio una provocazione. Che messaggio manda la poesia di Petrarca alle donne? Cioè io che sono una donna e leggo la poesia di Petrarca, dove mi metto? Beh, mi metto come l'altra, silente, eh, impossibile a raggiungersi. E poi a un certo punto anche morta, perché così l'io si dispiega ancora meglio, no? in modo più eh, senza pericoli, senza il pericolo della, della sessualità, senza il pericolo del peccato. No? Ecco. Allora, è una provocazione, ma mica tanto. No? Cioè, l'idea è che io credo che noi possiamo eh, incoraggiare gli studenti e le studenti ad essere più coinvolte soggettivamente, però lo possiamo fare solo se gli insegnanti sono coinvolti soggettivamente. Le insegnanti, che sono quasi tutte donne, hanno, possono benissimo eh, illustrare no? eh, le emozioni che a loro no? quel testo mette in moto, il tipo di messaggio su che cosa sono questi sentimenti su cui abbiamo costruito la, la soggettività. Occidentale, no? Che, che tipo di relazione viene raccontata? Io continuo a parlare di poesia, ma esiste anche la prosa, esistono i romanzi, no? In che modo i romanzi raccontano e in che modo quando i romanzi sono scritti da donne raccontano in modo un po' diverso? Cioè, che cosa cambia? Secondo me provare a. Stimolare gli studenti in questo modo li renderebbe sicuramente molto partecipi. Cioè io sono sicura che questo tipo, lo, per esperienza sono sicura, non solo per, perché sono convinta ma perché l'ho sperimentato, eh, gli studenti sono, diciamo, spesso gli studenti che mi arrivano all'università non hanno alcun rapporto con la letteratura, la ripetono. Ma quelli che in qualche modo hanno avuto la fortuna di entrare in un rapporto anche passionale no? con la letteratura di conoscenza, beh, quelli sono motivati, sono in interessati anche a capire cosa c'entrano loro e questo credo che sia uno dei nostri compiti se non vogliamo che eh, lo studio della letteratura sia soltanto un obbligo molto faticoso, molto impegnativo, ma in cui poco se ne trae per eh, la propria crescita come soggetto pieno, diciamo. Ecco. Eh, senti Serena, sempre in quest'ultima, volevo trarre un altro spunto da quest'ultima scheda, l'altra voce da cui è partita la domanda precedente. In quest'ultima scheda... Tu citi Ovesbone, lo storico insomma, del secolo breve, anche se forse è un po' ingeneroso. Racchiudono in questa etichetta, ma insomma non è oggi l'argomento. Ovesbane, no. proprio nel secolo breve, nel libro sul secolo breve, sostiene una frase che oggi è diventata abbastanza celebre. L'abbiamo ritrovata qualche giorno fa, anche mascherata, per così dire, non citata espressamente in un articolo di un. Di un giornalista. E dice questo: Osbang in sostanza che di tutte le rivoluzioni del Novecento, quella delle donne è stata l'unica ad avere successo e a non avere mietuto vittime. Ora, su questo secondo punto forse si potrebbe cepire, ma eh, credo che Osbaum volesse dire: insomma, che certo. non è stato un rivolgimento sociale, ecco che. Nell'arco di poco tempo ecco, ha decapitato migliaia di testi. Ecco, in, in che senso hai citato questa frase? Cosa, cosa, cosa vuol dire per te questa frase di uno storico uomo mm, e maschio? Beh, vuol dire che, che appunto eh, bisogna guardarsi, se uno storico del, del livello di Hobbesbom definisce il femminismo come una rivoluzione e lo fa da storico e lo paragona ad altre rivoluzioni. Questo vuol dire che noi dobbiamo capire che quella che è in corso da circa 150 anni, almeno 150 anni, è per l'appunto una rivoluzione e che eh, cambia, tende, vorrebbe cambiare profondamente, molto profondamente l'ordine su cui noi... Viviamo, no? si tratta di un ordine, prima di tutto di un ordine simbolico che poi però ha ripercussioni a tutti i livelli fino ai livelli più alti del potere. Diciamo così. No? Quindi, quando Hobson parla della rivoluzione che ha avuto successo, mette a fuoco il fatto che è partito un cambiamento inarrestabile, questo è evidente. E però eh, e, e un cambiamento in cui non ci sono state delle persone che hanno preso le armi e sono andate sparando ai loro avversari, no? ma hanno voluto cambiare le regole profonde. Insisto con questo elemento del profondo, perché è qualcosa di cui noi non siamo neanche totalmente consapevoli. Stiamo parlando no, di livelli complessi della nostra cultura, che, che noi eh, come dire, acquisiamo senza senza saperlo fino in fondo, fin dai primissimi anni di vita. No? Quindi è questo il problema, infatti, che lo rende così difficile cambiare. No? È per questo che bisogna dirle le cose, bisogna verbalizzare, bisogna fare le domande, perché altrimenti tutto rimane nel non detto no? tutto rimane, e quindi non è facilmente aggredibile e comprensibile. Quindi questa rivoluzione naturalmente ha prodotto anche molte spinte controrivoluzionarie e le continua a, a, a produrre anche adesso. No? Ci sono continue reazioni più o meno violente. Diciamo L'ultima incarnazione è sicuramente l'Iran, no? che è sotto gli occhi di tutti. Cioè, qui eh, è una rivoluzione, quella delle ragazze iraniane, che sta mietendo molte vittime, ma non perché siano loro. <ride> Ma loro sono le vittime. E però non c'è dubbio che, che se in una cultura come quella, come vediamo no? ormai, è difficile che si possa tornare indietro, eh, allora vuol dire che noi dovremmo forse renderci conto un po' di più di che cosa è in gioco. Qui è in gioco qualcosa di dav davvero decisivo per la per diciamo la continuazione della nostra società, no? Qualcosa di molto molto importante e esserne consapevoli vuol dire anche appunto non dare per scontato tutto, ma farsi continuamente domande, anche quando non siamo sicuri di avere le risposte. Io ho altre cose da chiederti, però dato che sono già arrivate delle domande, no? non voglio mettermi davanti a quelle eh, di chi ci segue. Eh, ti leggo questa. Uh -huh. Secondo lei, professoressa, si potrebbe allora scrivere un testo di letteratura solo o quasi esclusivamente con testi scritti da autrici? Secondo me la chiave di questa domanda sta nell'allora, cioè nella deduzione che uh -huh. si fa. No, io ho Cos detto il contrario, co mi sembra. Eh, sì, ho detto in... esattamente il contrario, cioè le donne non vanno estratte dalla storia e messe in una categoria a parte. Le donne sono nella storia, quindi sono nella tradizione, quindi vanno lette in un contesto. E il, è semplicemente che il contesto va argomentato e precisato molto meglio di quanto non sia stato fatto. Il contesto va allargato e arricchito perché si spieghi la presenza di quelle donne. Quindi eh, in realtà si tratta di riscrivere, no? di riscrivere piano piano con il tempo, ma è quello che si tratta di fare. Quindi no, io non vorrei assolutamente fare. Sono state fatte nel tempo, hanno, possono avere un senso delle antologie di scritture di donne, perché no, mh, come diciamo, attività specifica eh, laterale, ma non come lo strumento con cui io insegno la storia della nostra letteratura, che invece deve essere in grado di fornire un quadro completo e controverso. Anche, insisto con il controverso, cioè noi non dobbiamo necessariamente far quadrare tutto, perché non tutto quadra. E quindi lasciare anche aperte delle contraddizioni eh, fa solo bene al pensiero. E se studiassero un po' meno figure retoriche questi ragazzi, che non ci fanno nulla, invece tutti gliele fanno studiare, e studiassero, si possono essere invece un po' più di problemi. Io credo che la loro capacità di entrare attivamente in contatto con la lettura, che è, è quanto anche noi vogliamo fare, no? Vogliamo metterli in grado di continuare a leggere, di avere un rapporto forte con questi testi, beh, sarebbe molto più probabile, diciamo. Ecco, un'altra domanda ti chiede questo. La la provocazione va colta pienamente perché è nostro dovere civico di insegnanti rileggere la letteratura in ottica di genere non per approdare ad un inutile cancel culture ma per rivisitare i paradigmi culturali imposti dal patriarcato eh, quindi, diciamo, è detto in maniera militante ma molto chiara molto sembra mo molto, molto chiara e coerente ecco e questa è una domanda <coughs> mi permetto molto interessante esiste una marca che costituisce che contraddistingue lo stile, suppongo letterario eh, delle donne. Perché questo è un tema che si è affrontato, come dire, no? Nella stessa dicitura, letteratura femminile mm, o eh, al certo. femminile, ma si vede che questo è un romanzo scritto da una donna è parecchio. Eh, questo eh, è un tema gigantesco, eh, eh, sì. ma anche questo è un oggetto interessante di dibattito che si può fare anche insieme agli studenti. Perché eh, molte femministe si sono chieste se esista o non esista l'écriture féminine, dice una di loro, no? è molto, molto nota. Molte l'hanno pensato, alcune come Sibilla Leramo, per fare un esempio, hanno sostenuto già nel 1911 che, eh, che spessissimo le donne eh, scrivevano tradendo se stesse: questa è una cosa molto interessante. Tradivano il lo, la loro differenza, la loro eh, sensibilità per copiare. Mm? E qui tocchiamo tutta una serie di temi molto interessanti. Io credo che eh, non esista una marca, non si può dire che esiste una marca, eh, però certo è interessante provare a farsi anche questa domanda rispetto alla lettura di un testo. No? Per esempio. Eh, faccio un esempio attuale per capirsi. Per esempio, qualcuno ha sostenuto eh, che Elena Ferrante fosse un uomo, forse perché è troppo brava per essere una donna e quindi eh, questo. Allora, chi ha sostenuto questo non ha letto Elena Ferrante, perché se uno la legge, <ride> eh, legge quei, quei testi, tutti anche prima dell'Amica Geniale, i testi che venivano prima, i testi che vengono dopo, si accorge. Che c'è un punto di vista, è molto evidente lì che c'è un punto di vista, che lei non, non vuole mimetizzare. Lei non sta copiando, come diceva appunto Sibilla Leramo, no? non sta copiando, sta cercando di essere se stessa. E quindi lì c'è un punto di vista che però non è che è una scrittura femminile, è un punto di vista. È un modo di raccontare la vita, è un modo di raccontare le emozioni e, e di raccontare delle emozioni che magari gli uomini non hanno perché hanno altre esperienze. Questo secondo me è molto interessante perché eh, è un tema che spesso è tornato anche. Eh, non sono poche le scrittrici che nel tempo si sono posti questo problema, hanno cercato di farsi questa domanda e hanno anche cercato di rispondere. In generale, eh, credo che non possa essere l'unico modo eh, per leggere le donne, perché spesso questo ha voluto dire condannarle no, a una categoria a parte di serie B, eh, le donne, come Jane Austen, per esempio. Facciamo un esempio, no, grandissima scrittrice classica. E, I maschi non le leggono, non le leggono perché eh, è per signorina. Io l'altro giorno in classe ho chiesto chi, chi dei maschi presenti ha letto Jane Austen: Nessuno. È uno, scandalo, è uno scandalo, perché non gli, non gli arriva il messaggio che Genosse è una grande scrittrice, grandissima scrittrice, ma appunto lo, sent lo sentono come eh, no, una diminuzio, cioè una, eh, no, eh, questi sono libri per bambine, per ragazzine, a parte il fatto che non sono affatto per ragazzine, ma sono anche per adulti, però appunto questo tema è un tema molto stimolante che può essere sottoposto eh, con dei test. Io farei dei giochi, io farei dei giochi se fossi in una classe, no? Proverei a prendere dei, dei brani e proverei a fargli indovinare se l'ha scritto un uomo o l'ha scritto una donna. Credo che si possa aprire questo problema in tanti modi, da tanti punti di vista. Un'altra domanda è, dice... Quali donne devono essere inserite nel canone del Novecento? Anche qui diciamo, è una domanda con molti presupposti, diciamo. Sì. Boh, eh, io ne ho inserite un certo numero <ride> in questo canone specifico, ma sono prontissima a discutere se qualcuno sostiene che mi sono dimenticata qualcuno oppure che, qual no, che ho fatto una scelta, non, non credo che ci sia. Il mio problema non è. Eh, occuparsi rigorosamente del canone in quanto tale. Eh, credo che il punto è per l'appunto cercare di, di inserire queste donne all'interno di, di quello che è lo spazio letterario. Lo, nello spazio letterario c'è un parlarsi tra loro. Nessuno scrittore, nessuna scrittrice scrive nel vuoto. Della sua stanza, no? ma scrive parlando con altri, rispondendo sotto suggestioni di vario genere, eccetera. E quindi mh, francamente non sono. Mh, non credo che sia possibile dare questa risposta se non una risposta che è dichiaratamente soggettiva. Eh, torno un attimo alla domanda che ti volevo fare perché. La risposta peraltro mi incuriosisce molto. Dunque recentemente, recentissimamente nei giorni scorsi si è parlato di un'operazione che non è altro diciamo che un caso specifico di linee di tendenza che si stanno muovendo da un po' di tempo um, fatta sui libri di Roald Dahl, lo scrittore e, Parti di questi libri sono state modificate nella nuova edizione, peraltro con il consenso anche del, degli eredi di, di, di Roald Dahl, eh, per, eh, con espressioni che le rendono più inclusive. L'esempio che è stato tirato fuori tra gli altri appunto, è quello della sostituzione in un romanzo di un nome di uno scrittore che veniva citato, e cioè Joseph Conrad, con il nome di una scrittrice, non a caso Jane Austen. Eh, che cos'è? È, è un sacrificio sull'altare della correttezza politica? Cosa, come, 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 come giudichi un'operazione di questo tipo, un'operazione di questo e quello naturalmente che presuppone: quello, eh che certo. quello, quello che gli sta dietro. Beh, eh, io credo, io ho amato Roldale, ho letto tutto a mio figlio svariate volte. Ehm, e credo che la sua grandezza. Sia proprio nell'essere eh, graffiante, trasgressivo, eh, ironico, perfino fastidioso. Ma perché i bambini devono essere preservati? Che questa è la tendenza di questo momento, no? preservati da. Discorsi sulla paura, sulla violenza, sul, appunto sul conflitto. I bambini sono pieni di paure, di conflitti, di violenza. E, e si è sempre pensato giustamente che le favole servissero proprio, le favole i racconti per i bambini servissero proprio a permettergli di elaborare queste emozioni così fastidiose, così pesanti, che non, a quel punto non erano più nascoste dentro e loro potevano essere spostate fuori. Invece così noi continuiamo a pensare che noi eliminiamo il problema, qualsiasi problema, anche il problema appunto della misoginia, per fare un esempio, o della violenza, semplicemente cancellandone la testimonianza. Ma questo è il contrario di quello che bisogna fare, secondo me. Considero questa operazione delirante come molte delle altre che vanno in, nella stessa direzione perché il punto è sollevare, come dicevo anche prima, lo spirito critico, non cancellare l'oggetto che può produrre la critica e a quel punto tutto è uguale a tutto, appianiamo tutto, non abbiamo più contraddizioni. Non, abbiamo, non siamo stati colonialisti, non siamo stati colonialisti, basta cancellare, buttare giù un po' di statue e eh, l'Europa eh, si, si lava la coscienza. No, siamo stati colonialisti, parliamone, <ride> diciamo perché, diciamo che, che prezzi abbiamo fatto pagare, che prezzi do, paghiamo noi per questo. E questo vale anche per le donne. e... E per la misoginia. La misoginia non va tolta, va anzi fatta notare, perché noi ce l'abbiamo dentro, uomini e donne. La misoginia è parte strutturante della nostra cultura e quindi l'importante è imparare a vederla e a leggerla, non far finta che non ci sia, perché altrimenti ce la portiamo dietro sicuramente. Quindi, Considero questa, questo tipo di operazione non soltanto come si potrebbe pensare inutile, ma dannosa, che è un, è un po' di più. Come ben sai, le, le stai dicendo grosso, almeno riguardo diciamo, ad un tipo di tendenza che c'è eh, per so. esempio nelle università anglosassoni, dove a, tutela, a, a essere tutelati non sono i bambini, ma gli studenti universitari. Devono in alcuni casi essere avvertiti che nel corso che seguiranno ci sono stupri, incesti, eccetera, nelle opere letterarie, ben inteso, quindi questo vuol dire che praticamente prendiamo la letteratura greca, la buttiamo via, prendiamo Shakespeare, la buttiamo, buttiamo via, via tutto. buttiamo via tutto, quindi in sostanza si rischia di andare in questa direzione. Eh, C'è un'altra domanda che non riguarda il canone in senso, ma credo un tuo giudizio critico, Uh, ti chiedono quali sono le autrici contemporanee che meriterebbero più spazio. Uh, quindi immagino con, contemporanee diciamo comunque di qualche decennio fa, nel senso che oggi ancora forse una valutazione critica a distanza non ci può essere. Ma c'è qua, qualche grande nome dimenticato a tuo giudizio? Citavi Aleramo prima. Ma... Beh, Aleramo sicuramente è una figura... Molto importante, secondo me, leggere una donna eh, anche collocandola quando è uscita nel 1906, cioè una cosa citavo prima queste sue riflessioni critiche molto prima di Virginia Woolf. No? Quindi eh, c'è ah, anche una genialità del personaggio che non si può dire che sia una grandissima scrittrice, ma è una figura di grandissimo interesse. Quindi, lei, per esempio, sicuramente. Ma poi. <ride> Ce n'è una quantità enorme, abbiamo parlato della desespes, abbiamo parlato della Cialente, abbiamo parlato di Ginsburg. insomma, veramente non, non è difficile eh, trovarne, no? ce ne sono veramente tante eh, e anche nelle ultime generazioni, nelle donne in, eh, ancora attive in questo momento, a me sembra che ci siano... Eh, scritture molto diverse tra di loro ma di grandissimo interesse quindi io non vorrei ver veramente fare non mi va molto di fare qui i nomi ne ho già fatti anche troppi eh, direi che però non mancano neanche nella letteratura italiana io avete visto che ho citato tutti i testi di letteratura italiana anche se secondo me è bene tenere presente quello che dicevo prima che nessuna scrittrice italiana legge solo i testi italiani, quindi eh, le scrittrici leggono anche gli altri, per esempio leggono Virginia Woolf per farne una che, per farne una che sicuramente è molto nota, no? e si relazionano, no? si relazionano a queste grandi scrittrici, ce ne sono tantissime in Europa no? nel Novecento, veramente c'è la rivincita delle donne, no? che sono veramente tantissime e ottengono grande successo senza essere lette dagli uomini, eh, faccio presente, perché continua questo elemento che io credo che a scuola andrebbe attaccato in qualche modo, che secondo i dati de dell'AIE eh, si sa che le donne leggono molto di più, no? notoriamente questo, questo si sa, se non ci fossero le donne il mercato editoriale sarebbe fallito. Eh, ma anche che le donne leggono gli uomini e le donne e gli uomini leggono solo gli uomini. Quindi qui, qui c'è un elemento di pregiudizio molto importante che va smontato a scuola perché non vedo dove altro. Quindi di nuovo diciamo il ruolo. Della scuola che è un appello rivolto poi al pubblico che ci sta prevalentemente esatto. seguendo in questo momento di, di docenti, donne, uomini, speriamo anche qualche ragazzo qualche, e qualche ragazza anche. E abbiamo ancora pochi, pochi minuti, ma eh, vado avanti con un'altra domanda che arriva. Che consigli daresti alle donne? Che consigli darebbe poi eh, la domanda era così, alle donne che vogliono cimentarsi con la scrittura? E in particolare che cosa pensa dei blog e dei social per veicolare pensieri creativi e scritti. Sinceramente, se poi ci è capitato di parlarne anche. <ride> sì, dunque eh, i blog forse sono, eh, i blog di, di persone che sono interessate alla scrittura forse possono essere una palestra di qualche interesse. E soprattutto anche un modo per trovarsi con altre persone, perché naturalmente l'elemento della solitudine della scrittura è molto potente e, ed è molto importante che le donne si legittimino anche tra di loro no? eh, alla, alla scrittura. Quindi i blog possono essere uno spazio di questo genere, anche se io in generale. Eh, sono molto diffidente rispetto ai social per quello che stanno producendo nella nostra società come impossibilità del dialogo, ma insomma questo è un altro discorso. Eh, io penso il consiglio che darei, io non sono, non sono una scrittrice quindi non è questo il, il mio mestiere, eh, però appunto quello che dicevo prima sicuramente è eh, un elemento importante. cioè la cosa che ha eh, cambiato veramente eh, molto nel Novecento è stata proprio questa capacità delle donne di parlare tra di loro e trovare quindi le parole per dirlo, come diceva una famosa scrittrice, no? trovandole insieme appunto ad altre donne. Quindi probabilmente il consiglio che darei sarebbe questo di eh, scambiare con altre donne che hanno la stessa, lo stesso desiderio, la stessa spinta e, e quindi provare ad aiutarsi eh, reciprocamente a mettere a fuoco se stesse, perché poi alla fine è quello, no? se stesse i propri, i propri strumenti specifici, perché poi ognuno scrive in modo diverso e quindi eh, questo potrebbe essere un modo. Ma più di questo non, non saprei dire, francamente. Va bene, grazie Serena. Dunque direi che siamo giunti alla fine del, del nostro tempo. Io vi ricordo che questo, al quale avete partecipato oggi, è stato il primo di tre live streaming tenuti direttamente eh, auto, dall'autore e dall'autrice della nuova letteratura di Letteratura Oggi. E I prossimi si terranno il giorno 13 marzo e questa volta parteciperà il tuo cautore Roberto Antonelli insieme a Fabrizia Brandoni che è una una professoressa che ha collaborato ad alcune parti diciamo, specifiche lavorando insieme al professor Antonelli e poi di nuovo il gran finale, diciamo così, il 17 di aprile ci sarete finalmente eh, tu e Roberto Antonelli insieme per un ultimo, per un ultimo live streaming. Uh, Serena, io eh, credo anche a vedere, diciamo tutti i complimenti e i ringraziamenti che giungono io e il pubblico ti ringraziamo moltissimo Grazie per questa bella Grazie. chiacchierata. Credo che ne sia emersa con chiarezza un'idea personale eh, tua e che ha trovato un riflesso naturalmente in letteratura oggi del modo di trattare le questioni della letteratura al femminile che credo sia più chiara a tutti in questo momento. Grazie ancora, ringrazio Tutte le partecipanti e i partecipanti, e al prossimo appuntamento. Buona serata.